libri in questo zoo o ci sono più animali in questo libro? È la domanda che mi sono fatto quando ho letto per la prima volta Le favole dell'ultimo minuto di Andrea Valente. Avevo effettivamente un minuto e ne ho letta una. Poi ho trovato un altro momento in cui avevo un altro minuto e ne ho letta un'altra. Ho trovato un altro momento da un altro minuto e ne ho letta un'altra. E nell'arco di una trentina di minuti sparpagliati qua e là, le ho lette quasi tutte. Ma non tutte, solo metà, perché sono 60. Per leggerle tutte però non ci vuole un'ora, ci vogliono giorni e giorni, perché sono favole un po' come quelle di Esopo, sono favole da leggere un po' per volta e sono favole da mangiare come si mangiano i dolcetti, ecco, non tutti insieme, lasciamoli lì e un po' per volta li gusteremo. Passeri, volpi, conigli, lepri, lumache, pappagalli, c'è dentro un po' di tutto. E c'è una dedica a un piccione che è particolarmente importante. Allora, quando si ascolta un po' di musica, non si sa mai cosa si ascolta, a meno che non siamo noi a mettere sul disco, però anche in quei casi a volte non sappiamo cosa ascoltiamo. E chissà quante volte ci è capitato di passare del tempo in compagnia della musica di Chopin. Ecco, se noi sappiamo questa cosa, già che ci siamo, quel tempo passiamolo anche leggendo qualcosa della vita di Chopin, che è una vita interessante e molto interessante anche ciò che è successo dopo la sua vita, cosparsa qua e là per l'Europa anche dopo la sua morte, perché poi un artista effettivamente non muore mai, perché continua a vivere nelle sue opere. E questo libro è molto interessante, il titolo bellissimo, Improvviso scherzo notturno di Matteo Corradini, parla della vita, dell'opera, della morte, di quel che è rimasto, non lo so, parla di Chopin, la cui musica è ovunque in Europa e nel mondo. E lo fa in un modo stranissimo che non vi dirò, se non dicendo che è un libro che ti fa viaggiare molto e ti porta da un luogo all'altro, anche se te ne stai comodamente seduto in poltrona, magari ascoltando la musica di Chopin. Anzi, c'è proprio una compilation che se uno vuole essere totalmente nerd può organizzare e sentirsela capitolo per capitolo. Nessuno poi lo interrogerà perché queste cose l'insegnante secondo me la trovano troppo difficile, però non si può mai sapere, abbiamo fiducia anche negli insegnanti dei giorni nostri. Improvviso scherzo notturno.